Oh mio Dio! Salve Simmers, io sono Mariscella e oggi siamo tornati in The Sims 4 Nuove Stelle dalla nostra Jane. Ragazzi, ci sono delle novità perché ho giocato un po' da sola e sono successe un po' di cose. La prima cosa è che a casa della nostra Jane sono venuti la regista, che adesso vedrete nella clip seduta lì nell'angolino sulla seggiolina. E poi è arrivato un collega e assieme al collega hanno provato una scena d'amore, perché la nostra Jane sta comunque acquistando fama, quindi deve fare tante prove anche a casa. E poi, grazie alla sua bravura, ha guadagnato un ruolo in uno spot pubblicitario, uno spot riguardante gli idraulici. Infatti adesso la vedete che sistema, che fa lo spot. E ragazzi, è stata bravissima perché infatti ha guadagnato anche una stellina celebrità. È stata veramente, veramente brava. Eccola qui, debuttante illustre. Jane ha iniziato il cammino verso la notorietà. Ha guadagnato il suo primissimo punto di fama che può conservare. I punti di fama possono essere usati per acquistare vantaggi della fama all'interno del pannello Info Fama, con la fama appena acquisita. Jane corre però il rischio di sviluppare una stravaganza della fama, una stranezza comportamentale determinata dalle azioni che compie. Infatti, la stranezza, come mi avete detto anche voi nei commenti, è casuale, cioè noi abbiamo scelto il punto fama e in questo caso io ho scelto visibile perché gli altri due mi interessavano, ma un po' meno. L'altro era collaborazione societaria e creare una rete di contatti, mentre visibile mi piace di più perché ogni cosa che lei fa le dà visibilità ed è molto importante conservare la visibilità facendo tanti siparietti in giro, facendo tante tante cose e man mano, a seconda di come si comporta, potrebbe sviluppare una di queste stranezze che vi ho letto nella scorsa puntata, a fine puntata. Quindi chissà cosa acquisirà, ragazzi, chissà, chissà, chissà. Ma ci sono delle novità, perché lei ha fatto anche un'amicizia con un'altra quasi celebrità come lei. Vedete, lei adesso è debuttante illustre, ha una stellina, e ha fatto amicizia con un'altra debuttante illustre, che è Vanessa Jung. Eccola qui. E infatti ho creato un gruppo, eccola qui che c'è scritto, un gruppo piccole gemme in cui poi aggiungeremo altre piccole celebrità o aspiranti celebrità. E mi piace tantissimo. E lei è diventata veramente molto molto amica di Vanessa, veramente tanto tanto. Lei continua a invitarci a uscire, ma adesso la inviteremo a uscire noi, perché lei sta pensando di intanto fare un'uscita con la sua amica e di farle una confidenza sul suo passato, e cioè di dirle chi erano in realtà i suoi genitori. Lo vuol fare perché sapete che lei sta indagando sui suoi genitori e quindi vuole saperne di più e spera che Vanessa, essendo anche lei una debuttante illustre, magari sappia qualcosa o conosca qualcuno che conosce i suoi genitori, appunto. Lei è molto annoiata adesso perché vuole uscire col club, ma prima voglio assolutamente comprare un drone perché lei deve mantenere la fama altissima. Ed eccolo qua, voglio comprare il più costoso, costicchia, drone per streaming, trasmettili tutti e vedrete che fa. È fantastico questo drone, ce lo mettiamo proprio nell'inventario quasi quasi. Wow, guardate, metti nell'inventario, inizia lo streaming fama, no, metti nell'inventario, lo iniziamo dopo lo streaming, perché adesso usciamo, e ha anche un ingaggio in una serie chiamata The Urbs, e stavolta credo che non sia solo uno spot pubblicitario, ma è proprio una cosa molto più importante. E The Urbs, non so in quanti voi lo conoscono, però era un vecchio The Sims che c'era una volta, diciamo, era una variante di The Sims e penso che reciterà anche con altri attori. Infatti parla di
Allora, cercasi personaggi adorabili di tutti i tipi per completare il cast de Urbs. I conquilini dell'undicesimo piano delle torri torroni ne combinano di tutti i colori. Ogni settimana porteranno i loro amori, risate, lacrime e amicizia nel tuo soggiorno. Quindi penso che reciterà in un set di una vera e propria casa. Adesso vedremo. Ma intanto direi di chiamare Vanessa e uscire. Vuole fare un po' di palestra con lei, chiacchierare un po'. Guardate, poverina, è preoccupatissima. Proverà a parlarle normalmente e vedrà come lei reagisce. E poi vedrà se confidarle tutto. Vedremo, ma io credo di sì. E chissà se Vanessa ha qualche conoscenza particolare oppure se sa qualcosa riguardo i suoi genitori, i suoi familiari. Perfetto, è preoccupata, ma dobbiamo farlo. E magari trasmettiamo tutto in streaming. Usiamo la nuova palestra, ovviamente, pettorali in forma. Oh, che è bellissima, ragazzi, l'ho già vista, è bellissima. Andiamo. Tra l'altro vedo che la nuova serie mi sta piacendo tantissimo e quindi sono felicissima. Vi porterò tantissime puntate e faremo tante, tante, tante cose. Eccoci! Ed ecco l'amica Vanessa. Anche lei, vedete, che ha una stellina. È una debuttante, spettegola, forza con Vanessa, che adesso andiamo ad allenarci e iniziamo il raduno del club. Per adesso sono solo loro due, che sono quasi migliori amiche. E guardate, lei adesso già si sente meglio. Vai a caccia di complimenti, lei va sempre a caccia di complimenti. È un po' vanitosella la nostra Jane. È fortissima, simpaticissima. E guardate la palestra, adesso la guardiamo bene, la guardiamo magari così, ve la faccio vedere prima così. Allora qui si entra, vedete, qui c'è un salottino e qui magari potrebbero sedersi dopo e lei potrebbe spifferare tutto. Qui abbiamo, anche qui c'è una saletta privata, potremmo metterci qui un po' di spogliatoi, tipo bello. Abbiamo il bagno per maschi, bagno per femmine, guardate, abbiamo una bella piscinetta, fantastica, che adoro tantissimo, ma io direi di andare sul tapis roulant, guardate com'è tutto ben curato, mi piace veramente tanto. Poi, vabbè, abbiamo una zona, che questa la cambierò, una zona per fare box, ma voglio mettere dei nuovi attrezzi per il fitness. Abbiamo i tapis roulant e direi di andare ad allenarci assieme qui. Poi abbiamo qualche attrezzo per fare muscoli, insomma altri tapis roulant. E qui addirittura abbiamo la zona yoga. E questo è Genji Mori, questo è l'altro collega con cui lei ha fatto la scena romantica. Ma ragazzi, ha solo recitato, non c'è relazione romantica tra di loro, ve lo assicuro, sono solo amici. Però lui secondo me è interessato, ma lei no. Lei è venuta qui a fare yoga e guardate chi c'è qua, c'è un'altra star che io voglio nel gruppo Gemme, perché lei ha due stelline celebrità, quindi è un po' più in alto di noi, ma non tantissimo, quindi presto potremo parlarle, credo, normalmente. Guardate qua, chi di un selfie, chi di un autografo, è ancora un po' più famosa di noi, ma io la voglio assolutamente nel gruppo. Intanto lei si allena da sola e sta già pensando un po' a cosa dire. Oh, ecco, l'ha raggiunta la nostra Vanessa qui davanti ai tapis roulant e quindi adesso lei può iniziare a chiacchierare, racconta una storia buffa, vuole iniziare a tastare il terreno e vedere se effettivamente si può confidare. Comunque sono molto molto amiche e lei mi sembra una tipa veramente alla mano. Abbracciala e intanto magari potremmo utilizzare il robottino. Inizia la registrazione. Un filmato. Inizia lo streaming. Quasi quasi accendiamo anche il robottino, perché lei ha bisogno comunque di fama e notorietà, perché comunque adesso la nostra Jane inizia ad avere un pubblico. Guardate il robottino. Deve far vedere che si fa vedere con le celebrità, che parla, che chiacchiera, che si allena. Vedete che lei sta già iniziando a dire che ha qualcosa da dire a Vanessa. E infatti è un po' preoccupata. Facciamo vedere che ci alleniamo assieme. Ok, lei si allena a terra
E guardate, stiamo acquisendo punti fama, perché adesso il robottino sta trasmettendo il nostro allenamento. C'è qualcosa che mi devi dire? Qualcosa di importante? Eh sì, c'è qualcosa di importante. Quindi io direi, qualcuno ci sta incoraggiando qui, direi di isolarci, però dobbiamo assolutamente spegnere in questo caso il robot. Termina lo streaming, speriamo che siano entusiasti i fan, lo mettiamo qui, abbiamo registrato abbastanza e adesso con la nostra amica dobbiamo trovare un posticino un po' isolato. A me piace un sacco qua, andiamo a sederci assieme e le confidiamo il nostro segreto. E ragazzi, ve lo dico, state attenti perché accadranno cose molto particolari. Ho in mente cose davvero assurde. Comunque, è agitata, è agitatissima, ma adesso le deve confidare il segreto, il suo segreto, cioè che lei è figlia di genitori famosi che sono scomparsi. E speriamo che lei appunto li conoscesse o che conosca qualcuno che li conosceva, perché erano persone veramente famose, quindi è probabile che lei sappia qualcosa. Condividi un segreto. Dai, non stare agitata, non essere agitata. Condividi il segreto. Lei è preoccupatissima, Vanessa è preoccupatissima di questo segreto. È rimasta sconvolta, ragazzi. Però le sta dicendo, sì, forse ho qualcosa che fa al caso tuo, perché io i tuoi genitori di persona non li conoscevo, ma forse conosco qualcuno che li conosceva, ma questo qualcuno è un regista e te lo potrei presentare, gli sta dicendo, vedete? E quindi dice, sì, che bello, presentamelo, perché lei deve assolutamente indagare, la abbraccia, grazie! Grazie che mi vuoi aiutare, per me questa cosa è super importante, quindi dobbiamo conoscere questo regista, però per adesso abbiamo un'audizione da fare, o meglio un ingaggio molto importante, quindi lei gli dice fai l'ingaggio tranquillamente, poi domani o dopodomani ci vediamo davanti al museo, perché al museo c'è una cosa molto particolare ragazzi, vedrete, e ti presento il mio amico regista. Grazie amica mia, sei veramente la migliore e direi che possiamo tornare a casa. Lei è felicissima, anzi si sente super ispirata e prima di tornare a casa vuole farsi un giro da sola per la città e andare un attimo al parco. Ed eccoci al parco, lei sta facendo la pipì nel cespuglio, giustamente, guardate però che bello il paesaggio, siamo vicino agli studi, ai lunch bar famosi, insomma siamo in una zona abbastanza ricca, guardate qua, che bella che è del Sol Valley, e devo dire che sto trovando bel tempo, quindi sono veramente felice di questa cosa, ma adesso facciamo una cosa spettacolare che non vi ho fatto vedere mai. Perché è una novità. Vieni qui, accendiamo lo streaming perché dobbiamo registrare quello che stiamo per fare. Quindi inizia lo streaming subito e state pronti ragazzuoli perché è una cosa spettacolare. Interpreta una scena musicale per le mance. Avanti! Eccoci! Chiamiamo tutti a raccolta perché stiamo per fare qualcosa di assurdo, brava, preparati, dai che domani hai l'ingaggio e poi devi conoscere il famoso regista. Canta benissimo, sentitela. Ma bravissima! È bravissima! E stiamo registrando tutto in streaming. Brava che fai l'inchino! Guardate che diva! È una divanata! Si vede che hai i genitori!
che i genitori che hanno fatto, insomma, gli attori famosi. È una vera, vera diva. Bravissima. E adesso la mando a casa e poi ci rivediamo, ragazzi, all'ingaggio. Ok, ci siamo, ha dormito, è quasi ora di andare, direi che può mangiare qualcosa, prendi gli avanzi, dovrebbe esserci del formaggio grigliato in frigo, è contenta per due motivi, il primo è che ha un ingaggio abbastanza importante adesso, anche perché lei come livello di carriera è a livello 3, è già, diciamo, un'attrice quasi conclamata, anche se un'attrice di piccolo livello, però adesso non sono più solo spot pubblicitari, sono cose più importanti. Ripeto, lei adora mangiare fuori, adora tantissimo. E poi è felice perché incontrerà il regista. Andranno al museo e lei al museo dovrà fargli vedere una cosa importantissima. Mi sento di spoilerarvelo, ragazzi. Al museo, dove porterà il regista, c'è un'immagine gigante di suo papà e di sua mamma. Eh sì, perché sono famosi e quindi sono finiti in un poster al museo, ovviamente. E quindi lei porterà questo regista, con l'aiuto dell'amica, ovviamente, perché sarà l'amica a invitarlo, lo porterà a vedere questa immagine dei suoi e gli chiederà informazioni. E vediamo un po' cosa dirà lui. Sembra che sia un giovane regista, da quello che ha detto l'amica, quindi vedremo. Eccoci, sono gasatissima, Jane è a lavoro, perfetto. Qui c'è gente che si sta allenando, che bello. Ovviamente dobbiamo sempre farci truccare, vestire le cose dell'altra volta. Magari ve le taglierò, ve le accorcerò. Sono curiosissima di vedere che trucco avrà questa volta. Vediamo un attimo il set. Wow, guardate il set. Ve l'ho detto che era su una casa. Riguardante una casa. Guardate qua. È proprio una casetta. Avremo altri attori che reciteranno con noi. Secondo me sì, guardate quanti punti da usare. Oddio, la cosa si fa complicata. Intanto ci stanno truccando e tutto quanto, e pettinando. Questa pettinatura quale sarà? Non sarà quella bionda dell'altra volta? O sarà qualcosa di diverso? Mi piace! Ti prego dimmi che è questa, che non sei sbagliata. No, è bellissima, è stupenda, è meravigliosa. No, sei sbagliata. No, e quindi che altro ci fa? È sempre bionda, oh bionda, però stavolta senza codina. E quindi andiamo a provarci il costume. Mettiamo un costume per l'ingaggio e vediamo un po' cos'è questo costume. Eccola, wow, no, bellissima, guardatela qui. Ok, stiamo dicendo al regista che siamo disponibili e adesso dovremo iniziare. Ecco, infatti, interpreta una scena di asciugatura, una scena di flirt. Allora, asciuga, rischioso, partiamo con l'asciugatura, partiamo con una cosa più semplice e poi vediamo la scena di flirt. Iniziamo a recitare anche con gli altri, quindi non solo da soli. Questo non è uno spot, è come una piccola fiction. Ci piace? Avanti, pulisci la casa. Interpreta bene, la scena. Avanti. Bravissima. Parti. E questa è la scena di flirt, secondo me. Co-protagonista, infatti. Racconto di una barzelletta. Vediamo. Flirta. Rischioso. Proviamo sempre rischioso noi. Con lui. Vabbè, sono attori. Ci sta. Vediamo come viene questa scena. Pronti? Attenti, via! Vediamo come se la cava, se la sta cavando benissimo. Brava, brava dai! Bellissimo questo set, lo adoro. Sì, mi sembra che sia venuta abbastanza bene, mi sembra di sì. Una scena di bacio, andiamo qui a farla. Bacia, rischioso. Ho l'ansia, lo deve baciare. Ok?
Stiamo rischiando tantissimo. Se viene male la scena, lui non è bellissimo e lei deve essere veramente brava a recitare. Wow, complimenti, sei stata bravissima. Brava. Sì, si sta rilassando. E adesso, infine, deve raccontare una barzelletta. Sembra quasi che siamo sul set di Friends. Forza, la parte comica. Grandissima, grandissima. Poi è carica per dopo, lei è super carica. Complimenti. Sì, perfetto. Anche questa volta abbiamo guadagnato l'oro. Grazie per la scena, è stata super divertente. Ma lei ha già la mente. A dopo. Eccoci. Vai a casa. E adesso andremo a casa. Famma ha guadagnato 2 stelline. Abbiamo finito, perfetto. Andiamo a casa e prepariamoci psicologicamente, ragazzi. Preparatevi. Siamo arrivati a casa. Casa dolce, casa. E lei è già al telefono con l'amica Vanessa, che le sta dicendo: raggiungimi al museo perché sono qui con regista. Lei contentissima, evviva, finalmente posso indagare sui miei genitori e posso parlare con regista che forse li conosceva. Che bello. E intanto vi faccio vedere che come fama è già quasi, quasi a 2 stelline, è già quasi famosa, ragazzi, che bello. E andiamo subito al museo, vediamo chi è il regista e vediamo soprattutto se sa qualcosa. Il museo è questo, museo della Top Sim Pictures, quindi ne approfittiamo. Oh mio Dio, oh caspita, ragazzi, questo è il famoso regista, oh, è lui. Lei lo sta guardando, è completamente scioccata, guardatela ragazzi, è rimasta abbagliata, abbagliata, è rimasta tipo, oh, oddio, lo sta squadrando dalla testa ai piedi o dai piedi alla testa, non importa, però guardatela qui, la faccia di lei, oddio, oddio, e gli sta dicendo... Mizzeca, cioè voglio dire ciao. E lui ciao. E intanto ovviamente lei se la sta ridendo perché dice il regista, non te l'ho detto, però è lievemente carino, lievemente. E siamo, ragazzi, al museo, il museo di Del Sol Valley. Eccoci qui, guardate che bello. Però adesso lei deve riprendere la lucidità e far finta di niente, perché lui è carino, ok, però lei non è qui per questo. Ovviamente dobbiamo entrare nel museo e fare una cosa importante. Intanto ve lo faccio vedere un pochino all'interno velocemente. Abbiamo questo piano inferiore da cui entrare e qui partiamo subito con questo reperto storico molto carino, un po' di quadri. E andando al piano superiore, che poi è l'ultimo piano, abbiamo tante cose carine. Devo dire che è veramente un bel museo. Guardate qui, un sacco di cose belle, quadri famosi, di vestiti famosi. Questo sa molto di Michael Jackson. Vedete quante cose belle. Addirittura qui c'è tipo c'è un set. Abbiamo appunto case finte, vedete? Che bello, bellissimo. Ma la cosa che a noi interessa in realtà è... questo quadro qui, questo qui che in realtà è tipo lo spot di un film. Questa è la madre di Jane e questo è il padre, quando erano forse un pochettino più giovani, però eccoli qua, questi sono loro ed è qui che Jane vuole andare col regista, vuole andare qui col regista e chiedergli, senti, tu li conosci loro? Li conosci, quindi andate ad osservare insieme. Eccoci qui con regista sexy a guardare la scena e adesso lei gli farà la domanda fatidica, gli dirà, senti, ma per caso
tu li conoscevi dal vivo loro? Sai qualcosa? Ovviamente lei non gli dice che lei è la figlia, fa finta di niente, no? Glielo chiede come una domanda normale. E lui si schiarisce la voce, però è come un po' incerto, gli sta rispondendo ma è un po' incerto. Dice sì, forse sì, li ho già visti dal vivo, però non ti so dire molto. Ammiratrice, ragazzi, abbiamo un'ammiratrice! Aspettate un attimo, è un'ammiratrice questa? Che è venuta a vedere noi, la aduliamo, le diciamo che è carinissima, che è simpaticissima. Grazie, guardate che felice che è. Comunque lui dice di non saperne niente e dice di dover andare a casa. Quindi praticamente la sta abbandonando così e sta dicendo no, guarda, io sinceramente ne so poco, so solo che erano molto famosi, sì, li ho visti una volta, però non ne so molto, mi dispiace. Ma lei, siccome ha capito che lui in realtà sa qualcosa, vuole fare una mossa un po' particolare. Lei fa finta di niente, fa finta di credergli, però gli dice, senti, vuoi entrare nel mio club di piccole gemme, no? Perché noi siamo un club che vuole praticamente, che mira a diventare un po' famosi, insomma, che mira a diventare famosi. Mi prendi in giro? Entrerei nel club piccole gemme più che volentieri. Perfetto. E lei ha ottenuto intanto qualcosa. Perfetto. E abbiamo già degli ammiratori. Anche qui c'è un'ammiratrice. Con la nostra Vanessa. Vanessa, poverina. Benissimo. Lei fa finta di niente, torna a casa, ma intanto l'ha invitato nel club. Perfetto. Così potrà cercare di carpire più informazioni, di fare più amicizia e carpire più cose, perché lui sa qualcosa, sa sicuramente qualcosa. E intanto abbiamo scoperto anche che è bellissimo. Ma torniamo a casa. Ok, siamo a casa, lei ha un po' di fame, mangiamo qualcosa e chiudiamo così la puntata. L'unica cosa che voglio farvi vedere, che mi sono dimenticata, è questa qui. Ho messo un po' di fotine, c'è la foto di lei e poi gli autografi. Autografo di Judith Ward, che vale addirittura 800, e autografo di Thorne Bailey. Eccolo qui, che sono famosissimi. E poi ho preso anche il piccolo autografo di quella che diventerà una nostra amica, l'autografo di Kyla Fleming. Eccola qui, e è un autografo piccolino che non si può appendere perché evidentemente non è molto famosa, però ce l'abbiamo e lo teniamo qui perché comunque, insomma, è pur sempre una celebrità. Adesso lei si è messa sempre qui fuori a mangiare, mi pare ovvio, magari creeremo qualcosa di carino qua, e direi che ci possiamo fermare qua. Accadranno cose spettacolari! Quindi mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!